L'intervento conclusivo verrà svolto da Gianni Cuperlo. Sono afflitto da mesi da una malattia che mi rende faticoso perfino scrivere queste righe, ma sento di dover dire che è necessario un vero cambio di passo per la sinistra e per l'intero campo democratico. Queste parole pochi giorni fa hanno aperto l'ultimo articolo di Alfredo, citato più di una volta oggi pomeriggio, e lo hanno fatto col richiamo ad una fragilità confessata e con la stessa coerenza che per una vita lunga e piena, lo abbiamo appena ascoltato, lo ha accompagnato e sostenuto. Alfredo Reichlin è stato un uomo politico tra i più autorevoli, colti e appassionati che la storia repubblicana abbia consegnato al paese. Per decenni lui è stato uno dei capi della sinistra italiana. Lo è stato in stagioni diverse, a cominciare dalla scelta, anche questa ricordata in anni lontani, del Partito Comunista, di quella forza incrociata poco più che ragazzo nella tempesta di un'Italia sfigurata dal fascismo e travolta dalla guerra. La fine del regime, l'8 settembre, e di lì la resistenza vissuta da gappista qui a Roma. Chi come lui ha affrontato quella prova attorno ai 20 anni, l'ho ricordato il presidente Napolitano, ha portato con sé, ha portato su di sé, credo, l'impronta che ritrovi per intero nelle prime righe di quell'ultimo scritto consegnato all'Unità, al giornale che trentenne aveva diretto per scelta di Togliatti, come si usava allora. Reichlin non accennava di frequente, almeno con me, alla stagione più dura e violenta, a quella lotta di liberazione che pure aveva conosciuto e condiviso quando ancora sedeva, anche questo è stato rammentato, con Luigi Pintor sui banchi del liceo Tasso. Fu la morte violenta e improvvisa di Jaime, di qualche anno più maturo, e già legata alla parabola della casa Einaudi, che spinse i due ragazzi a maturare in fretta la scelta di una parte e con quella di una vita. Alfredo, dicevo, citava con qualche pudore quella pagina, mentre a me pareva che gli si illuminasse lo sguardo quando, con pochi cenni, ti restituiva il sentimento di una generazione, la sua, chiamata dopo la guerra all'opera titanica della ricostruzione dell'Italia. Te lo diceva col tono morbido della voce, no? Quasi sussurrato, come a suggerirti un impegno nell'ascolto, e con la solennità di chi sentiva di avere attraversato il secolo dalla parte giusta. Certo, in mezzo a ostacoli, limiti, a tanti errori, ma al fondo dalla parte giusta. Per lui e per altri con lui fu quella forse la prova più alta dell'esistenza, la ricostruzione morale e materiale della nazione. E fu la conquista orgogliosa di un nuovo discorso pubblico e di un'etica da porre a fondamento dello Stato democratico. Vi sarà certamente tempo per ripercorrere con scrupolo e rigore la navigazione dell'uomo, dell'intellettuale, del leader politico. Ma forse sarà più semplice farlo attraverso i molti pensieri scritti e le parole che Alfredo ha continuato a coltivare con profondità in anni recenti. Lo ha fatto con gli strumenti della critica e le forme della lingua che sentiva sua e che dominava in ogni contesto, pubblico o privato che fosse, discorsi, saggi, articoli, libri. O anche nel gusto più immediato della conversazione, dove lucidità e cultura si mescolavano in lui al piacere dell'ascolto. Lo ha fatto, credo, evitando le due insidie che l'età a volte riserva, il senso del rimpianto o di una estraneità. Insomma, l'idea di una stagione migliore, perduta per sempre,
o quella di un mondo rispetto al quale ci si sente semplicemente distanti, estranei. Forse anche per merito di affetti solidi, li abbiamo ascoltati, visti oggi pomeriggio, di nipoti molto amati, quelle due insidie dell'età Alfredo le ha sapute aggirare e ha potuto farle, immagino, in ragione di una vita densa, ma soprattutto di una enorme curiosità intellettuale. Quella stessa che, paziente, lo portava a sopportare qualche noiosissimo racconto sulle beghe politiche della cronaca, ma bastava una pausa, un istante, perché prendendo parola lui ti dicesse con una educata severità, e non credo per vezzo ma per convinzione, ti diceva che il tema di cui occuparsi, almeno in quel giorno, forse era diverso, stava altrove, stava nella Siria o nel declinare della democrazia o nella natura sconosciuta del capitalismo. È stato questo piglio, penso, questo spirito a guidarlo nella scrittura degli ultimi lavori, che non sono solo una biografia o una collezione di ricordi, anche se avrebbe avuto materia e chissà quanta per dedicarsi unicamente a quello. E invece quelle sue opere sono altro, sono analisi lucida di quanto abbiamo lasciato alle nostre spalle e assieme la semina di ciò che altri potranno e dovranno raccogliere dopo di lui e dopo di noi. Questo, almeno questo io volevo dire oggi pomeriggio, con qualche emozione, volevo dire che Alfredo non ha scelto la strada illuminata nel senso della luce che c'è, perché i fatti sono accaduti, della testimonianza, della memoria, che pure conta moltissimo. Lui fino all'ultimo ha imboccato il sentiero più incerto e tortuoso delle idee che indagano il tempo che deve venire. E questo dice molto dello spessore dell'uomo, capace di riempire la pagina con sapienza e curiosità. Ma poteva farlo, sapeva farlo, anche perché se parlava di lavoro o dei nuovi caporali, lui aveva chiaro, credo, il ricordo di notti pugliesi trascorse, lui, il capo politico, a controllare i picchetti per farsi conoscere dai braccianti che doveva emancipare insieme alla sua parte, nei loro diritti e nella loro dignità. E allora, forse perché viviamo un tempo eccentrico, dove una certa carenza di idee conduce ad abbassare l'età di chi si offre in anticipo sul calendario a libri di memorie, ecco, il fatto che un uomo oggettivamente anziano abbia continuato a donare analisi, dubbi, scenari, a me pare un merito che è giusto riconoscere. Come infine oggi qui è giusto ricordare il suo sguardo sulla realtà per come gli cambiava attorno. Lo ha fatto davvero sino all'ultimo, e anche questo non è stato un caso, se è vero che più volte in questi anni difficili ha confidato l'angoscia che sentiva, che provava, per le sorti del paese, per quello che giudicava l'abbandono culturale colpevole del Mezzogiorno, per i destini di una sinistra che ancora nelle ultime frasi pubbliche era rimasta al centro della sua cura. Al fondo, quella formula solo in parte compresa di un partito per la nazione, a quello alludeva, a una forza radicata, consapevole dell'interesse generale del paese, prima e oltre gli stessi interessi di classe, avremmo detto un tempo, o di parte, diremmo oggi. È l'Italia nel mondo con tutta la sua civiltà che va ripensata. E di seguito, anch'io avverto il rischio di Weimar. Crisi sociale e democratica si alimentano a vicende, sono le fratture profonde della società a delegittimare le istituzioni democratiche. Fino alla chiusa, non sarà la logica oligarchica a salvare l'Italia, è il popolo che dirà la parola decisiva. È lo stesso ultimo articolo di pochi giorni fa. Il popolo, perché come non si è stancato di ricordarci, la sinistra, un popolo, non lo ha trovato,
ma lo ha cercato e lo ha costruito. Parole di una settimana fa, e forse il lascito, il testamento politico di un padre della Repubblica, di una mente aperta e libera della sinistra che sarebbe profondamente ingiusto annoverare sotto le insegne di una parte sola. Perché alla sinistra, nella sua matrice più ampia, Alfredo ha rivolto i suoi ammonimenti, anche quelli più severi. E anche per questo, io credo, la sua scomparsa ha generato un senso, una percezione, un sentimento di perdita che è andato ben oltre i perimetri e le divisioni dell'oggi. A noi rimane la struttura di pensieri alti e liberi dal ricatto dell'istante, assieme allo stile nel porgere, che fosse scrittura o che fosse parlato, senza mai quello stile sacrificare un concetto, ma anche senza mai sciupare e gettare via un aggettivo inutile. Non è stata quella eleganza solo rispetto verso chi aveva davanti, fosse un singolo interlocutore al quale dedicava tutta la sua attenzione, o fosse, come gli è capitato tante volte nel corso di una vita così lunga, una platea appassionata e numerosa. Mi piace pensare che anche quella raffinatezza fosse figlia di una civiltà politica maturata nelle peripezie di quella sua generazione, costretta come poche altre, forse come nessun'altra, a vivere e a governare assieme la grandezza e le tragedie del Novecento. Forse è stata quella civiltà che ha consentito a uomini come lui, come Alfredo, come il presidente Napolitano, come Aldo Tortorella, come altri, di conoscere differenze anche profonde dentro le forze nelle quali hanno militato, ma tornando sempre a quel senso di appartenenza ad una comunità che stamane Emanuele Macaluso ha rammentato nel suo ricordo dell'amico fraterno. Ad altri, come noi, venuti dopo, rimangono le tracce di chi è stato una guida per tanti. Ma lei sente di essere stato un leader mancato? Gli è stato chiesto in una conversazione di qualche mese fa. E lui di rimando, i numeri uno sono rari come la neve d'estate. Della politica ho amato più l'intelligenza che l'azione. E per questo oggi dei problemi posso parlare con la libertà di un novantenne. È ancora il giornalista, ma c'è una virtù che rivendica, quella di ragionare. L'analisi è tutto, fu una cosa che appresi da Togliatti. Parole, lo chiedo a me stesso, lo chiedo a voi, parole come stonate in un'epoca di certezze scolpite e di toni, persino all'interno di questi palazzi e queste aule in qualche misura sacre, e di toni inutilmente gridati. Forse sono effettivamente un po' stonate queste parole, ma forse anche no, perché al fondo sono uomini come Alfredo, per la loro umanità, passione, senso della storia, che più facilmente sanno comprendere il mondo e magari intuire le condizioni più giuste per poterlo cambiare. Di questo, oltre che di moltissime altre cose, noi gli siamo debitori e per questo noi gli siamo e gli saremmo grati. Grazie, caro Alfredo, caro maestro, caro compagno.